Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Siamo a Ravenna, oggi è il giorno di riposo al Giro d'Italia e noi siamo venuti a trovare l'Androni Sidermec per vedere come affronta questa speciale giornata di riposo. Andiamo a fare un giretto in bici, Alan? Sì, non venire in bici che magari ti sgonfi troppo, Giorgio. No, mi seguo con la macchina così se c'è qualche problema arrivo io. Va bene. Andiamo. Vai. Te che sei un velocista, quanto lo aspettavi questo giorno di riposo? Lo aspettavo dal primo giorno. No, è stata una settimana tosta perché abbiamo sempre preso acqua, siamo sempre andati a tutta e il giorno di riposo ci vuole. Ci sono due tappe buone per te e poi dopo il gruppetto. Due. Poi dopo si salvi chi può. Matteo, di solito la fuga parenti si fa nelle tappe, tu la fuga parenti le fai il giorno di riposo, cioè non vieni a fare la sgambata con noi? Sono cambiati i tempi, Ala. Ai nostri tempi bastava chiedere, ti facevano fare tutto. Adesso mi tocca sfruttare il giorno di riposo. Scappare! Perché sennò domani rischio che mi lasciano lì a Ravenna. Stiamo seguendo i ragazzi verso Marina di Ravenna, il giorno di riposo di solito si fa sempre un girettino in bicicletta, corto, si chiama sgambata, proprio per riattivare la muscolatura, non stare troppo tempo in hotel fermi perché si accumula tanto liquido nei muscoli, e il rituale è bere un caffè, un cappuccino mentre si riposa, insomma a metà del girettino, il giorno di riposo si vive così. Oh, bravo Giorgio, non è uscito in bici però guarda, servizio, bar, sì, si arriva al secondo, bravo, sì. Si vola. Dopo 620 km di fuga, di quanto avevi bisogno di questo giorno di riposo? Ah, quest'anno tanto, perché li abbiamo fatti tutti nella prima settimana e sono stati abbastanza intensi. E se gli altri stanno tranquilli e mi conservano la classifica com'è per quanto riguarda i chilometri, faccio anche a meno. Vediamo. Ecco. Ora siamo qui con Fausto Masnada, che ha vinto la tappa di San Giovanni Rotondo. Allora, Fausto, come si affronta una giornata di riposo al giro? Cioè, ti svegli la mattina senza sveglia, ovviamente? Beh, sicuramente è l'unico giorno in cui non suona la sveglia. Ci si sveglia quando si ha voglia, si decide di partire in bici per le 10:30, 11, così si ha tempo di fare colazione con calma, dato che arriviamo da 9 giorni veramente fatti a tutta. Colazione cosa mangiate però? Non mangiate come gli altri prima di compiere le altre tappe? No, sicuramente, ad esempio questa mattina, diversamente dagli altri giorni, non ho mangiato la pasta, ma mi sono limitato a mangiare dello yogurt, delle fette biscottate. Leggerino. Una colazione leggera, però comunque ricca di tutto quello che ci serve. Perché poi la fame rimane sempre quella, anche se non si fanno le tappe, comunque la fame anzi, uguale. Nel giorno di riposo, dove il corpo si rilassa, si ha ancora più fame, però bisogna cercare di limitarsi un attimo. Masna, hai vinto l'altro giorno, devi pagare al bar, eh? Di solito si usa così. Bravi, grazie, grazie, sto registrando. Oggi mi tocca, oggi quando si vince bisogna pagare. È un rituale. Oggi è stato il giorno, sì. Porta fortuna. La prossima Manuel, Belletti. Vai Manuel! Non è convinto. Ma è una gioia. Thank you.
sono qui con Vendrame e Gavazzi, la sgambata è finita, quindi oggi per quello che riguarda la bici basta, si pensa ai massaggi adesso, ma quello che ti volevo chiedere, Vendrame, quanto è importante avere in squadra uno come Gavazzi, in classe 84 tra l'altro, la mia stessa classe, grande classe, di ferro. Che può consigliarti in quello che riguarda gestire lo sforzo, gestire comunque le giornate di gara? Beh, diciamo è una fortuna averlo in squadra perché ti insegna già dall'alimentazione a quanto riguarda anche il periodo tra virgolette in bici durante la corsa e sì, una persona fondamentale. Quindi li tieni in riga qua i giovani, quelli che sono al primo, secondo grande giro? Forza di tenerli in riga, perché qua se no ognuno fa quello che vuole. Bisogna tenerli un po'... Per la sopravvivenza anche. La sopravvivenza del gruppo, perché poi quando si inizia a far fatica si inizia a sclerare, urla, non urla, bisogna tenerli un po' tranquilli. Ho trovato anche Mattia Cattaneo che si aggirava nella hall dell'hotel, oggi non è uscito in bici con noi, cosa hai fatto? Ho fatto 45 minuti di rulli, perché io preferisco far così, un po' più con calma, senza quindi, fretta. Perché è importante comunque la sudata, sì, di esatto, non devi fare chissà sì, cosa. Esatto, sì, mi pesa di più uscire a fare un'oretta e mezza che fare 40 minuti di rulli così veloce. Quindi si può recuperare via. Anche con i rulli, quanto? 40-45 minuti. Leggero, sudatina leggero, proprio sì, easy. Easy. Abbiamo visto come gestisce un giorno di riposo una squadra professional qui al giro e... Sposati che carico la bici che oggi hai fatto più troppo lui, tutti i giorni in macchina, vabbè. Comunque, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Non ci rimane che dirvi, dillo almeno tu. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!